Vi siete mai chiesti come mai vi parte il culo in frenata? O meglio ancora, come mai arrivate al bloccaggio delle ruote anteriori? Ebbene, esiste un motivo preciso. Però prima dobbiamo partire da due concetti fondamentali: il grip ed il cerchio di aderenza. Quindi, iniziamo! Il grip è la forza che esercita la gomma sulla pista, permettendo all'auto di accelerare, frenare e percorrere le curve. Una gomma con un buon grip sarà in grado di trasmettere la maggior parte della forza esercitata su di essa, permettendo all'auto di sfruttare al massimo la potenza. Una gomma con poco grip invece non sarà in grado di trasmettere la stessa forza al terreno, riducendo così le prestazioni dell'auto. Un esempio banale è quello delle tre mescole che esistono in Formula 1. Soft, medium e hard. Ognuna di queste mescole ha un grip differente. I fattori che influiscono sul grip della gomma sono molti, come la pressione, la temperatura, l'umidità e le condizioni del circuito. Un altro esempio banale potrebbe essere la differenza di prestazione che c'è fra circuito verde oppure grip ottimale. Anche la temperatura e le condizioni meteo incidono tanto sul grip della gomma sul tracciato. Infatti, avere una temperatura dell'asfalto troppo bassa non permette allo pneumatico di andare subito in temperatura. Al contrario, avere una pista troppo calda farà surriscaldare rapidamente lo pneumatico, che inevitabilmente si consumerà più in fretta ed avrà meno grip. Infine, anche lo strato della superficie della pista può incidere sul grip. Immaginate la differenza che c'è fra una pista liscia oppure una pista sconnessa. Ma la domanda è: come si misura il grip? Bene, chiarito che cos'è il grip, possiamo passare al concetto del cerchio di aderenza. Il cerchio di aderenza è un concetto che misura la quantità di grip disponibile per l'auto in una determinata situazione. Esso è rappresentato da un cerchio che indica il limite di aderenza e dalle forze longitudinali e laterali. Concettualmente, maggiore sarà il cerchio di aderenza e maggiore sarà il grip in pista. Ma quali sono i fattori che influiscono sul cerchio di aderenza? Ebbene, il cerchio di aderenza può essere influenzato oltre dalle condizioni del tracciato, ad esempio se è bagnato, circuito verde, grip ottimale e quant'altro, e anche dal setup. Difatti, il setup non va creato solo per il tracciato, ma anche per quelle determinate condizioni. Oltretutto, bisogna dire anche che il setup va creato in base all'abilità del pilota, ovvero quanto è bravo il pilota a guidare quel determinato setup più vicino possibile al limite di aderenza degli pneumatici. Ok, una volta capito che cos'è il grip e il concetto del cerchio di aderenza, possiamo ritornare alle domande iniziali, ovvero perché alcune volte andiamo al bloccaggio delle ruote anteriori, oppure perché in uscita di curva ci parte il posteriore. Ebbene, la risposta è semplicissima. Perché quando stiamo frenando e girando contemporaneamente, le due forze in gioco, ovvero quella longitudinale e quella laterale, si sommano creando una terza forza che è la forza risultante. Se la forza risultante cade all'interno del cerchio di aderenza, avremo ancora grip. Se la forza risultante va fuori dal cerchio di aderenza, allora il grip crolla, andremo al bloccaggio e inevitabilmente andremo lunghi in staccata. Sì, ma cos'è successo al grip? Come mai è crollato? In pratica, lo pneumatico in quell'occasione è passato da grip statico a grip dinamico. Grip dinamico che è molto inferiore rispetto al grip statico, ma soprattutto il passaggio viene in maniera netta. Quindi da punta in bianco ci troveremo la ruota bloccata. La stessa cosa avviene in uscita di curva. Se la forza risultante tra la forza di accelerazione e la forza laterale cade fuori dal cerchio di aderenza, allora ci troveremo con la macchina in sovrasterzo. Magari in un prossimo video potremo parlare della frenata e come fare al meglio un trail braking. Ovviamente i piloti più sensibili saranno in grado di sfruttare al massimo il grip disponibile in quel momento. E ovviamente per migliorare la propria prestazione bisogna cercare sempre il massimo del limite di aderenza. In conclusione, capire come funziona il grip e il concetto del cerchio di aderenza, secondo me, è uno degli aspetti fondamentali per poi iniziare a capire e prevedere alcuni comportamenti del veicolo. Non dimentichiamoci inoltre che il cerchio di aderenza è in continua evoluzione, ovvero
magari quando si entra in pista il cerchio di aderenza è più piccolo perché c'è poco grip, poi magari la pista si va a gommare quindi c'è tanto grip, ma magari poi torna a piovere e quindi il grip si riduce nuovamente. Oppure anche la gomma, all'inizio la gomma è nuova e c'è tanto grip e poi man mano si va a consumare e quindi il cerchio di aderenza diminuisce. E quindi piano piano bisogna diventare piloti esperti per capire qual è il limite da non superare, curva per curva, fino alla linea del traguardo. Quindi ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Se vi piacciono contenuti di questo tipo, lasciate un bel pollice in su. Se non vi piacciono pure, ormai lo sapete. E noi come sempre, ci vediamo in pista.